posso parlare da là, vado meglio io, perché cos'è un po' di megalomania sempre avuta. Avete visto come ridotto il zoppo? No, non sono tanto zoppo. Insomma, 2 mesi fa eravamo morti, adesso si rischia per davvero di vincere. Basta portare a votare il 77%, mi pare, vero? Il 77% degli elettori. Quelli che hanno dei dubbi sono quelli che sono stati i nostri elettori. E ecco perché noi possiamo vincere e la sinistra non può prendere più voti di quelli che ha già messo assieme. Per cui c'è davvero uno sforzo infinito da fare in quest'ultima settimana, anche perché è proprio nell'ultima settimana che si decidono gli incerti, quel 30%, beh, un 15%, 20% se ne sta anche a casa e si aggiunge a quelli che hanno già deciso di stare a casa, ma è lì che si decide se votare e per chi votare, e noi ce la giochiamo. Prima quando mi presentavano, la Barbara non ha detto niente di me, lo credo bene, io vi dico una cosa, è una vita che mi votate, fatelo anche stavolta, mi raccomando. Non si fa neanche la fatica di scrivere un nome. Che cosa volete che vi dica in una serata così, un po' di festa? Sento il dovere di dirvi grazie, perché quando vengo in queste occasioni mi fanno rivedere tante persone che so che mi votano ininterrottamente, e qualcuno ha commesso degli errori, lo dica subito, ma mi vota ininterrottamente dal 1994. Ecco, prima ho fatto quella roba che è stata la più bella del mondo. Adesso io vi chiedo di mandarmi anche a Roma per fare una cosa nuova. Perché non ci sono mai stato, sono stato i primi 9 mesi nel 1994, pensate quanto tempo è passato, alla Camera non so neanche dove sono gli uffici, c'è tutto da imparare di nuovo, e quando si fanno cose nuove in genere si fanno anche bene perché c'è una forte motivazione. E io vi dico chiaramente, come si direbbe agli amici, che cosa vado a fare. Se si vince, se ce la facciamo, se non capita come nel 2006 quando abbiamo perso per 23.000 voti, vabbè, vedremo che cosa mi verrà dato da fare. Saranno robe che in parte conosco. E se perdiamo non importa. Cioè, malissimo, perché io vi voglio dire che non è che si perda contro una sinistra civile, non si perde contro Renzi, non si perde contro una sinistra alla Tony Blair o alla Zapatero, si perde contro un'estrema sinistra fatta dai comunisti duri, quelli che hanno massacrato Renzi, e la sinistra di Vendola. E quelli di Grillo non sono persone simpatiche, carine, intelligenti, sono tutte persone che hanno fatto politica, e l'hanno fatta nei movimenti di estrema sinistra, in OTAV, oppure i centri sociali, quelli sono. Non sarà una cosa piacevole, sarà una cosa dura, ci penalizzeranno, massacreranno quel ceto che è proprio quello veneto, quel ceto medio, quello di piccoli imprenditori di ogni genere. Sarà durissima. E che cosa farò? Beh, non molleremo, ci prepareremo a rivincere. Per cui tutti quelli che sono qui questa sera, quelli che ci hanno aiutato in questa campagna, quelli che sono i candidati che hanno una posizione meno gradevole della mia, diciamo, sono la squadra che ci dovrà portare, nel caso perdessimo, a vincere la prossima volta. Queste sono le regole della democrazia e io vado là per fare quello che ci toccherà di fare. Ma se noi riusciamo a fare l'ultimo piccolo sforzo per portare la gente a votare, beh, possiamo per davvero vincere una campagna che sarebbe stato impensabile condurre in questo modo fin dall'inizio, fin da 2 mesi a questa parte, quando ci consideravamo spacciati. Perché ci credo? E dopo finisco. Perché nel 2006, quando perdemmo per colpa nostra, perché non ci credevamo che fosse possibile vincere.
c'era uno solo che ci credeva ed era Berlusconi. Mi chiamò alle 6 del mattino e mi disse: Da Carlo, vinciamo o perdiamo? E io ho detto: Silvio, perdiamo. Io pensavo di perdere con 7-8 punti percentuali di scarto, come tutti. Perdemmo i 23.000 voti e con un ministro dell'interno diverso da quello di allora saremmo ancora là a contare i voti, altro che vittoria assegnata alla sinistra. Ecco, ci credeva solo lui. Questa volta la riscossa è cominciata 40 giorni prima delle elezioni in casa del nemico da Santoro. Ci sono ancora 7 giorni, gli stessi giorni che c'erano da Vicenza al voto 11 anni fa, nel 2006, 8 anni fa, e quindi abbiamo tutte le possibilità per poter vincere. Dipende solo da noi. Dipende dalla capacità che abbiamo di crederci e dalla capacità che abbiamo anche di combattere fino alla fine. Poi c'è un qualcosa, adesso dico una cosa scaramantica, ma io non ho mai perso, un po' però fortuna, per carità, ma in tutte le elezioni in cui si giocava, per davvero, io non ho mai perso. Non volete mica che cominciamo proprio adesso? Dipende da quello che sappiamo fare negli ultimi giorni. Intanto grazie per 18 anni straordinari, grazie per i prossimi 18 anni di cui vi giuro, non ci sarò sempre io, mi bastano questi primi qua e poi cerchiamo di costruire la squadra che ci consenta altri 18 anni di almeno di libertà come abbiamo avuto in quest'ultimo tempo. E non datelo per scontato, perché se quella volta avesse vinto Occhetto, noi non saremmo qui tanto liberi, sarebbe stato diverso tutto. Ecco, qui cerchiamo che sia invece uguale, anzi un pochino migliore.